in cui darà solamente una piccola prova della sua capacità canona. Questo è un brano di James Brown che ci ha letteralmente fottuto, perché chiaramente l'abbiamo scritto noi ed era un valzer. Oggi si chiama Puss Got a Brand New Bag. Babbo ha una nuova valigia e io non ho mai capito che vuol dire sti cazzi, vabbè, comunque papà ha una nuova valigia. Sandra, papà ha una nuova valigia, esatto. Bob Dussi con la chitarra, Snopaglia, Puss Got a Brand New Bag. Suonare, ma è bello che la gente anche un poco partecipi, un po' di pathos. Non dico alzare in piedi e ballare, non succederebbe mai in un posto come questo, però che so, quel puntino in più che sbatte, non so, una caramella, attenzione che queste fa male, eh? Così, oh, signora, oh, 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 oh. Ah, se sei laggiù, ce n'è una di 70, un casino, quella all'orzo, attenzione. Ah no, peggio! Fondenti, che io pensavo, ma perché fondenti? Poi un giorno ne ho mangiato un chilo e mezzo e ho capito. La fondente! E ok, e la fondente dopo quella droga si piazza al secondo posto come caramella più di 70 del pianeta. Famo sgolto il premio Bo. Ah esatto, potete fare percussioni anche spaccando il cartone di Tavernello.